siamo qui nella casa di Massimo Troisi, era voluta fortemente dal nostro ospite che è Peppe Merolla, perché è innamorato di Troisi, vero? Cioè, è una cosa... Troisi, è bello stare qui, è un posto stupendo, un posto che mi riporta alla mia gioventù, mi riporta a quello che veramente sono io. A me Massimo Troisi è stato un eroe, il mio idolo. E siamo qui per parlare di musica e di gastronomia, perché Spaghetti Italiani si occupa sia di musica che di gastronomia. Certo, mangiare e la musica devono stare sempre assieme. E sono due forme d'arte che sono creativi. Anche perché è un senso di convivialità, sia il cibo che anche la musica, perché unisce. Quindi sia il cibo che la musica. Certo. Io voglio fare con te una per farti conoscere, perché tu oramai non sei quasi più italiano, sei oramai americano, no? Sono americano sì, ma napoletano. Napoletano sempre doc, sicuramente. Però diciamo, voglio fare con te un'intervista un po' diversa dal solito. Io ti dico delle frasi e tu mi devi raccontare la tua storia da queste frasi che ti dico io, ok? Partendo da quando eri ragazzo. Va benissimo. Allora, se io ti dico Little Joe, che cosa ci puoi raccontare? Little Joe è... Allora, devo raccontarti un attimino sta cosa, no, di Little Joe. Io vengo da una famiglia di artisti. Mia mamma e mio padre, Tina Barone, mia mamma, Gino Morelli, papà. Poi c'è una sorella più piccola che canta, e anche lei una cantante, Anna Merola. Little Joe era questo Peppe Merolla che vediamo adesso qui ben cresciutello. All'età di 6 anni stavo con mamma e papà in tournée in Canada, esattamente in Montreal. Montreal, in Canada. E quindi facevamo l'apertura per Frank Sinatra. Io stavo con mamma e cantavo con mamma, suonavo la batteria con mamma all'età di 6 anni. Frank Sinatra rimase, diciamo, scioccato a vedere questo bambino di 6 anni che suonava già la batteria e faceva lo showman con la mamma, suonavo sotto i tacchi di mia mamma, sai, mi alzavo dalla batteria. E mi chiamò sul palco quando poi doveva lui esibirsi lui. E disse, dove sta? Where's the little boy? Where's the little boy? I want to see the little boy. Can you bring him on the stage? Dicevo, ma lo potete portare sul palco? Questo dove sta? E mia mamma mi disse, poi mi hanno raccontato, perché non ricordo bene, avevo solo 6 anni, mi dice mamma, guarda che Frank Sinatra, di uno, mamma, prepara, dobbiamo uscire un'altra voce, e chi è Frank Sinatra? Per dire. E quindi c'è l'ingenuità, la fanciullezza di questo Little Joe, diciamo, di Peppe Parola a 6 anni. E quindi Sinatra dice, this guy, I love this guy, he's very talented, diciamo, molto talento, and I want to nickname him Little Joe. E così mi diede questo soprannome, diciamo, nome stage, you know, stage name, nome d'arte, Little Joe, piccolo Giuseppe. Perfetto, questo è stato proprio il tuo inizio, no? Non proprio il mio inizio. Diciamo quello di notorietà, sì, parliamo. Sì, che... ma diciamo il mio inizio, perché a 6 anni iniziò a suonare con mamma e poi dopo andammo in tournée, insomma, li seguivo ovunque andavano. Facevo sempre festa a scuola. Poi andiamo un pochettino più avanti, quando hai cominciato a pensare al jazz, no? E io ti dico la parola tromba. La tromba, allora, nel lontano 1980, a Napoli, nei conservatori a Napoli, io volevo entrare per studiare, per diplomarmi come batterista. Per esempio in America, cioè nelle università, nei conservatori, esistono le classi di batteria jazz dove tu ti puoi diplomare in batteria jazz. In Italia, nel 1980, non esisteva questa cosa. O facevi percussioni classiche, o prendevi un altro strumento, facevi musica classica, di batteria, cioè la cassa, i tommi, il timpano, il piatto. Non esistevano proprio. Esistevano solo nel genere classico, cioè l'ambiente, per la musica classica, marimba, xilofono, vibrafono, rullante, gran cassa, piatto. Cioè, ma io non voglio fare questa cosa, la musica classica mi piace tantissimo, però io volevo suonare la batteria, non volevo suonare le percussioni. E quindi scelsi la tromba, feci l'esame d'ammissione come pianista, cioè perché non c'erano posti per entrare nel conservatorio.
Certo, mio padre dice, vabbè, facciamolo fare un pianista, è andato lì e suonai il pianoforte. Mi presero, superato l'esame d'ammissione, poi scelsi la tromba, perché era uno strumento nuovo per me. Quindi scelsi sta tromba e poi mi innamorai dello strumento e mi sono poi diplomato in tromba, ho fatto musica, ho suonato in varie orchestre classiche, con la Scarlatti, al San Carlo, ho fatto varie manifestazioni come trombettista di musica leggera alla Rai, con Claudio Simonetti. Però la mia passione, l'amore, è sempre stata a batteria. Ecco, parlando di batteria, io ti faccio un'altra, ti dico un nome adesso, è Walter Scotti, che è stato forse quello che ti ha dato, diccelo sì, tu. Sì, no, Walter Scotti è ancora vivo, ha 92 anni adesso, è stato il mio insegnante, uno dei due miei insegnanti. Io ho studiato la batteria con due grandi che hanno veramente portato la batteria jazz in Italia, i primi metodi di jazz in Italia, importati proprio da Antonio Colino, che è stato il mio primo insegnante, che ci è venuto a mancare 2 anni fa. Poi Walter Scotti, per quanto riguarda Walter Scotti, è stato un grande insegnante, è stato un po' l'insegnante di tutti. Cioè lui suonato a San Carlo per anni con Daniel Moren, un grande musicista romano, ma napoletano perché vive a Napoli da 50 anni, 60 anni. Quindi Walter Scotti mi ha dato tantissimo, è stato il mio insegnante, Antonio Colino e Walter Scotti. Perfetto. Ora ti dico un'altra cosa che è stata, diciamo, forse una cosa molto bella e simpatica, il fatto di Scugnizzi. Scugnizzi. Ma sì, allora questo è il film Scugnizzi 1987-88, non mi ricordo esattamente la data, ma verso 87-88, perché è stato alla fine che mi sono poi diplomato al conservatorio. Ma allora vuoi sapere com'è nata sta cosa con Scugnizzi o vuoi sapere l'esperienza di Scugnizzi? L'esperienza di Scugnizzi. È stata un'esperienza bellissima, cioè lavorare con Nanni Loi è un'esperienza bellissima. Nanni adora Napoli, adorava perché non c'è più, adorava Napoli, ha sempre portato Napoli nel cuore, gli artisti, gli attori napoletani, la vita di Napoli, le cose belle, le cose brutte, le ha sempre accettate con amore. Nanni era una persona come noi, cioè una cosa bellissima. Come è nata l'opportunità per me di fare Scugnizzi, questa secondo me è una cosa bella che io vorrei un attimino dire, perché è stata una cosa per puro caso. Io non sapevo nemmeno di questi provini che si dovevano fare, non sapevo niente, perché all'epoca stavo con la tromba, vedi, proprio alla Rai 3 con Giancarlo Magalli, facevamo venerdì, sabato e domenica. Venerdì, sabato e domenica con Giancarlo Magalli. Ora pronta la Rai con Giancarlo Magalli, l'orchestra di Claudio Simonetti. E in quel periodo io suonavo la tromba a Roma, alla Rai con loro, ma durante la mensa, la pausa, diciamo, il break, tutti quanti ci vogliamo andiamo a mangiare. Io purtroppo era ancora guaglione, però mi piaceva mangiare pure, vedi, parlando del mangiare, gastronomia. Allora mamma diceva, sì, ma tu vuoi andare a mangiare la tinta, poi che daranno panino, ma che daranno questo? Allora mamma faceva sempre sta merenda, poi da frittata di maccherò, la volta faceva quella, e mi portavo sta merenda da Napoli, che partivamo la mattina alle 6, arrivavamo a Roma alle 8:30, ma sta merenda, sta frittata di maccherò, là già pareva proprio, però era sempre buona. Quindi io facevo il mio pranzo, pranzavo in Rai, negli studi, quando tutti quanti andavano via, poi lì c'era un pianoforte, dopo mangiato il pianoforte mi mettevo a studiare, a cantare e a suonare, mi piaceva tanto. Venne Claudio Mattone, in quel periodo si trovò a passare Claudio Mattone e si fermò che mi sentì cantare e dice, guarda, ma tu canti pure, ma sai recitare? Disse, come no, io sono un grande attore. E lui mi disse, ma dove hai studiato? Cioè, a casa di mamma, un balcone. Cioè, ti affacci, vedi Napoli, vedi chi che vende i padani, cipolla, signore che si appiccica, chi che vende sigarette. Quello è già una grande scuola, la scuola del teatro, si mette a capire, fu una cosa molto divertente. E mi fece la proposta di conoscere Nanni Loi.
Quando andai a conoscere, mi presentò a Nanni Loi, feci sto provino con Nanni e mi fecero cantare, ovviamente, perché colpita la voce, il fatto che cantavo, colpì tantissimo sia a Nanni che a Claudio Mattone. Infatti la colonna sonora di Scugnizzi la canto io, e poi ho fatto uno dei protagonisti del film, e quindi da lì è nata questa cosa. Ecco come ho conosciuto Nanni Loi, per puro caso. Ho capito. Ecco, ora l'ultima parola, poi andiamo al mangiare. L'ultima parola, che è una città, New York, perché per te è stato, quando sei partito da Napoli, perché dice io voglio fare jazz, allora lo vado a fare in America, e te ne sei andato a New York. Raccontaci questa tua esperienza di trapianto in America. Quando sono andato in America, i primi 3 anni della mia vita, adesso è una cosa molto, perché molti dicono vai in America, batti piedi a terra e escono i soldi, non è vero, oppure l'America è il paese, cioè è il paese dell'opportunità, ma se c'hai veramente talento e devi combattere con tante verso e contro tante cose, bisogna essere tanti, molto forti. New York è stata per me un'esperienza stupenda, un'esperienza bella, divertente, triste, mi ha ferito in quanto mi ha anche fatto innamorare della città e della musica che c'è. Cioè io a New York me la sono messa di tutti gli aspetti, con l'amore, con le cose brutte, eccetera, eccetera, con il razzismo, esiste di tutto in America. Quindi io sono rimasto in America proprio per amore della musica, perché quando a New York City, tutti vanno a New York City, perché è il posto dove tutti i più grandi artisti, musicisti, giornalisti, avvocati, in qualsiasi business, vanno tutti a New York perché devono provare a loro stessi che possono fare qualcosa con se stessi. Io il primo locale che sono andato a New York City era proprio Smoke Jazz Club, dove adesso collaboro e faccio vari concerti di tanto in tanto, che giro tantissimo, c'è Smalls, Smoke, Zinc Bar, sono locali dove frequentano i grossi, i grandi del jazz, come Aaron Mayburn, come George Coleman, come chi più ne ha più ne mette, Eric Alexander, Vincent Herring, Benny Golson. Ho vissuto tra New York e Philadelphia, una delle due città, perché per quanto riguarda il jazz sono proprio fondamentali, preliminari, quindi ho avuto la forza di rimanerci. Bisogna credere, questo è un messaggio che vorrei mandare a tutti i giovani musicisti che hanno la voglia, l'amore per di questo strumento, della musica proprio, della musica jazz, di andare a credere in voi stessi, stare lì e credere e combattere. Non è importante quante volte ci si sbatte a terra, ci si cade, ma è importante quante volte hai la forza di alzarti e di combattere veramente per questa cosa che tu, per questo grande amore che noi nutriamo per la musica. Perfetto, ora poi torneremo al tuo mondo jazz. Ora pensiamo, quando sei arrivato a New York, partiamo da lì, ovviamente ancora non eri molto né in carne, ma neanche molto, con molto argento in tasca. Come facevi come ti arrangiavi per la parte mangiareccia, dico? Allora, la prima cosa, io un chilo di pasta costa 75 cents, ok? Un chilo di pasta costa $1. Ma se tu con $1 ci puoi mettere 2 uova in un piatto, e sbatti un po' di formaggio, un po' di pepe nero o pepe rosso, va bene, e ti fai un bello maccarone pulito, cioè tu puoi mangiare 5 persone, puoi dare a mangiare a 5 persone con solo $2.50. Quindi non è che poi noi napoletani, oppure un pane sale cuoio, il pane, la frasella, il pane duro, sotto l'acqua, poco cuoio, un po' di sale, due gumbarola, fai una bella caponata, se non dire l'alice non c'è niente, perché le alici sono importanti, le acciughe. E allora ti fa pane, sale, voglio, e ti fa una bella frasella, prima mattina, questo è il mio breakfast. Però mostro a dire, non mi fa parlare. Vai, questo era solo per dirti che con pochi soldini puoi fare colazione, pranzo e cena. E quindi diciamo, ti sei arrangiato in questo modo quando sei arrivato a New York? Ma sì, certo, poi comunque ci sono tanti ristoranti anche italiani a New York, come Uber Street. Anche perché il cibo a New York non è che, diciamo,
segue varie tendenze. Certo, vabbè, è una gastronomia differente dalla nostra italiana, però ci sono delle cose belle, come per esempio la New York Steak, la bistecca di New York è buonissima, la bistecca texana, che è una bistecca così, vedi, guarda, non finisci mai di mangiarla, cioè è buonissima, c'hanno le loro gastronomie che io preferisco, mi piace, però la cucina italiana è number one, cioè come fatti, se tu vedi, se tu rifletti questa cosa, se presti attenzione, business in America, dei ristoranti, quelli più riusciti sono italiano, ristorante italiano, messicano e cinese, e giapponese poi dopo. Però i primi più importanti, guarda, italiano, messicano, cinese. Perfetto. Qual è il tuo rapporto col cibo? Ti piace cucinare? Io quando vivevo a Napoli non ho mai toccato una forchetta in cucina o una pentola, perché mamma mi cucinavesse e io non... quindi avevo tutto cucinato da mia madre, preparato, eccetera, eccetera. Poi da quando sono andato in America, diciamo che non è perché non avevo opportunità di che qualcun altro mi potesse cucinare, perché certo mia moglie cucina, si parte qua, però io ho sviluppato, è cresciuto questo amore per me che mi rilassa, ho scoperto che la domenica, se non lavoro in America, se sono libero, che non ho un concerto, non devo fare niente, io sto a casa, pantofole, pantaloncino, vado, se sto in California, in questo momento mi trovo in California, San Francisco, scendo a Half Moon Bay, scendo a Macarty, arausto, astice, vongole, you know, le cozze, mussels, vado a casa con tutto il pesce, cioè vado a casa, pantofoli, pantaloncino, apro una bottiglia di vino bianco Chardonnay, che mi piace tantissimo, oppure la Pinot Grigio, uno dei due, e inizio a cucinare, mi sauté, faccio un po' di sauté con l'olio, cioè sono molto 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 legato alla cucina, mi piace tanto cucinare, tantissimo, l'ho sviluppato questo amore, è cresciuto questo amore per me del cucinare, perché mi rilassa, e poi bisogna essere creativi, cioè se noi mettiamo due persone con la stessa, con gli stessi ingredienti in cucina, a cucinare la stessa pietanza, uno fa meglio, l'altro non è la stessa cosa, perché non c'è creatività. Secondo me devi respirare quando fai il sauté con l'olio, con l'aria, tu te la devi respirare questa cosa, devi ascoltare Dean Martin. Deve diventare musicale. Cioè devi cucinare, fare queste cose qua, perché sennò il mangiare deve respirare nella pentola. Cioè secondo me te lo devi guardare, come ne hai creato lui, ma per il suo spaghetti sto facendo. Cioè, come i fasoli, questi fasoli sanno mangiare affusolati. Cioè, non è che tu fai fresco di suo cuore, ma quando io non avessi di fasoli alla fine, ti mangi affusolato quando sono bello. Ecco, tu mi hai detto una cosa l'altro giorno quando ci siamo conosciuti, che facendo un salto di nuovo nella musica, che quando suoni, per te il pubblico quasi non esiste, per te esiste il tuo strumento, la tua musica, no? E quindi in pratica ti immedesimi proprio, diventi tutt'uno col tuo strumento, certo. E dai l'anima. Quando cucini è la stessa cosa oppure è un po' diversa? È la stessa cosa, solo che devi prestare attenzione, perché stai avendo a che fare con i fornelli, quindi devi un attimo rendere conto. Ma quando si cucina, secondo me, poi il mio parere non è che... Però io di questa cosa, perché mia nonna, mia mamma, la mamma, mia nonna, la mamma di mio padre, la mamma di mamma, mi hanno già dalla nonna, io e la nonna, senza la mattina alle 5 del mattino, già mettevi il pomarolo per fare il ragù e sto facendo papà e agnagno. E che la devo guardare sul ragù, non ci interessa qua, perché quello è importante. E questo fatto io l'ho sviluppato, l'ho capito con gli anni, secondo me, certo, devi proprio immedesimarti e stare lì e cucinare, stai cucinando e cucinando, o devi cucinare o riguardare la visita, due secondi. E qual è il piatto, secondo te, che si avvicina, cioè fai un paragone con jazz, diciamo, un piatto jazz, quale potresti mettere tu, un piatto che ti piace fare, che però è jazz per Chicken te? Wings. E dici... Allora, chicken wings, le ali del pollo,
fritte con patate, con patate, ma lo puoi fare al forno oppure le puoi fare fritte. Va bene, a me piace tutto il mio modo. Perché? Perché chicken wings dal pollo che è definito bird. Vedi, adesso stai connettando sta cosa? Sì, sì. Sai dove voglio arrivare, no? Come no? Perché Bird era il grande Charlie Parker. Charlie Parker. E Charlie Parker diventa Bird. Quindi io ho un attimino pensato al chicken wings, perché era collegato a Bird, il soprannome del grande Charlie Parker. Eh sì, grandissimo. E venuto subito su fatto sul chicken wings. È vinto. È birra. Certo. Quindi, quindi tu hai detto che ti piace lo Chardonnay, a questo punto anche la birra, hai detto, in quel secondo appunto quello. Ma quali sono i tuoi gusti di come vino? Come la bere? Il Barbera. Il Barbera, il Barolo. Quindi più il rosso allora che non il bianco. No, io adoro il rosso, dipende da quello che mangiamo. Ma c'è sta chi beve bianco sulla carne o rosso con la carne o rosso col pesce, dipende anche dalla qualità del vino, da dove viene. Però a me piace il bianco col pesce e il rosso con la carne, cioè mi piace questa cosa. Qualità di vino, io poi stando in California, vicino a Napa Valley, ti lascio immaginare, posso parlare dal Merlot a finire ai vini australiani, quelli spagnoli, come la Gaia per esempio, che ne parlavamo l'altra volta, il Barolo, il Barbera, ma ce ne sono tanti di vini buonissimi. C'è il Pinot Noir, che pure è buono, poi dipende da, se fai per esempio il pollo, Pinot Noir è più indicato, perché è un po' più leggero e un po' più vellutato. Poi invece il Barolo e si fa un rabbo, allora metto un Barolo e te ne un Barolo. Poi dipende che è annata. Certo. ok, adesso allora ritorniamo un attimo alla musica, no? Abbiamo parlato del tuo passato, parliamo del tuo presente, che è jazz al 100% oramai è diventato, no? Sì. Anche se a te piace pure cantare, fare altre cose, però diciamo il per te è batteria e jazz. Parlaci un attimino di quali sono un pochettino gli artisti con cui hai collaborato e quello che stai facendo adesso ne parliamo dopo. Prima parliamo un pochettino degli artisti con cui hai avuto un rapporto tu e hai collaborato. Ma io ho avuto il piacere di collaborare, di conoscere grandi musicisti, veramente. È stato un esame, ancora oggi quando sono con loro, on the bandstand, mi trovo sul palco con loro, veramente è come superare un esame. Che poi alla fine vi devo dire mi rendono il mio drumming molto più facile pure da suonare, perché una cosa è suonare con persone con musicisti veramente di alto calibro che fanno diventare tutto più facile ai colleghi quando stiamo sul bandstand, sul palco. Però io ho avuto il piacere di collaborare per esempio con Ben Nicolso, che era il direttore artistico di Art Play, che è Jazz Messengers, Frank Lizzi, anche lui direttore artistico degli ultimi 5 anni di Art Play, che è Jazz Messengers, come infatti l'ultimo disco che è uno tra i miei nuovi lavori che uscirà fra un anno. Frank Lizzi fa anche parte di questo progetto, grande artista, grande trombonista. Poi da Frank Lizzi ho l'opportunità di suonare con Aaron Maber. Sarebbe uno dei pochi pianisti, una leggenda vivente del jazz, ancora a 83 anni, e suona da Dio, cioè che ancora lui è un master, veramente lui è un master. Ma infatti questo disco che farò, che uscirà, che si chiamerà Happy Times, Momenti Felici, c'è cioè Aaron Maber, che poi con gli anni lavorando con loro, frequentandoli, siamo diventati veramente amici, cioè ci condividiamo musica, condividiamo ore di macchina, ore di aereo, storie che non esistono, storie per quanto riguarda il jazz, che non esistono nei libri, perché non possono scrivere determinate cose, però io ci condivido, mi racconta tutte queste cose bellissime.
Alan Bieber, George Coleman, questo sto parlando di quelli prima dei master che io ho avuto l'opportunità e il piacere di suonare con Dave Brubeck, ho suonato in California, Louis Belson, primo batterista di Duke Ellington, abbiamo fatto un drum battle, due batterie, allora all'Università di San Jose, California. Ho avuto l'opportunità di suonare e essere grande amico con John Morello, batterista di Dave Brubeck, Take Five, ti ricordi? Sì, come no. Quella lì, poi come giovane, diciamo, tutto questo poi mi ha portato a suonare da Eric Alessandro, infatti verrà qua in Italia adesso di nuovo, che abbiamo un progetto che è partito già dalla California l'anno scorso e adesso arriviamo in Italia. Eric Alexander, Vincent Herring è un grande sassofonista alto, molto bravo, è quello che ha sostituito Cano Palladri quando Cano Palladri morì, ci ha lasciato. Quindi Nat Arnold, il trombettista, chiamò Vincent per sostituire il fratello, ma già all'età di 19 anni. Vincent è veramente un uomo di grande talento, lui ed Eric Alexander, che diciamo oggi Eric è il sassofonista tenore un po' più registrato al mondo. Poi da Brad Maldau, ho suonato con Brad, ho suonato con tante persone, cioè, se voglio mettermi là ad elencare tutti i musicisti che ho suonato, quindi Jim Rotondi, Lee Smith, il papà di Christian McBride, grande bassista, contrabbassista, sicuramente conoscerai, ma tante persone, perché vedi, il nostro lavoro lì in America non è come esiste più, come non si svolge come si svolge in Europa, che ci sono i clack, sai, beh, chi si chiama sta persona, quindi facciamo sta cosa, chiamiamo lui. Lì ti capita di suonare con gente che non hai mai incontrato nella tua vita, ti incontri sul palco, suoni, un agente, un booking agent ti mette insieme, ti trovi che sono con gente, non lo sa nemmeno tu, te ne vai, non lo sarà, te ne vai, non ci parli nemmeno, te ne vai. Sono le jam session di quelle classiche che si ci incontra e si mette a suonare. No, la jam session, quella sì, certo, tu suoni con gente tutte le differenti che non conosci nemmeno, ma a volte capitano anche sconcerti, serate, dove c'è un agente che mette insieme vari musicisti, ok, per un concerto vero e proprio, come Monterey Jazz Festival, oppure come San Jose Jazz Festival, come San Francisco, come New York JVC, o Bryant Park, che è un agente, dice, ok, chiamiamo Merola alla batteria, chiamiamo, capito, John Patitucci al basso, chiamiamo. Cioè tu arrivi là, non sai quello che ti aspetta. Arrivi là, che vengono i musicisti su, arrivi e dice grazie. Vai a casa, tramite il computer, danno pure pagato. Cioè, voglio dire, alla fine, questo è bello, a me piace molto come si svolge l'attività del musicista in America, perché se sei bravo, se vai avanti, cioè ti trovi, se entri nel giro, riesci a lavorare con gente e tu non lo sai nemmeno, ma domani con chi sono? A chi ne sai? Se no, domani sicuro faccio musica. Perfetto. E parliamo adesso del motivo per... No, vabbè, tu vieni qua anche per trovare, tornare nella tua città, trovare i tuoi genitori, cioè, e compagni. Però non puoi stare per passare del tempo con mamma, con papà, eccetera, eccetera. Però adesso fra 4 giorni, dal 17 novembre, iniziamo questo mini tour. Sì, poi, ecco, parlaci un attimino di questo mini tour con Alexander. Allora, questo mini tour, Peppe Merola, Eric Alexander, Beautiful Friendship, Beautiful Friendship featuring Antonio Caps, due giovani musicisti molto bravi, napoletani, uno è napoletano, l'altro è di provincia di Campobasso, Daniele Cordisco alla chitarra e c'è Antonio Caps al Hammond organo. Già ho avuto modo di suonare questi ragazzi e sono bravissimi e sono bravissime persone e poi suonano bene, quindi ho deciso quest'anno di fare questa mini tour con loro. Quindi scenderemo qui in Italia, inizieremo questa mini tour dal 17 novembre a Caserta, il day 29, il 18 novembre saremo ad Avellino, alla Contessa, e il 19 18 ad Avellino, il 19 saremo verso Bologna. A Vigliola, in provincia di Modena.
Poi credo pure a Torino farete, no? Poi faremo Torino Jazz Club il 24, poi il 25 saremo a Roma. E poi invece fare una cosa solo nella mia terra, in Sicilia, a Siracusa. Sì, appunto, diciamo che faccio un masterclass a Catania da Enzo Augello Drum School, che Enzo Augello colgo l'occasione per salutarlo, è anche un batterista molto bravo, e c'è una scuola, faccio un masterclass lì a Catania, e poi la sera il concerto al punto G di Siracusa. Che farai da solo però, non col gruppo? Con musicisti locali. Con Alexander. No, ci incontriamo con la Sicilia, che questa è la cosa bella della musica. Vedi, se lui è a Augello, per esempio, che io ho detto, aiuta, raccomando, ma fammi capire, ma questi sono bravi. No, ecco, quell'anno sono ancora con Tullio De Pici, un altro grande amico mio, un altro batterista che colgo l'occasione di salutare, grande amico mio. E Enzo Augello, che poi è stato anche lui, insomma, è stato un allievo di Tullio, mi ha detto, guarda Peppe, vieni, vai tranquillo, perché i musicisti questi qua che ti sto proponendo hanno suonato anche con Tullio. Lo so subito Tullio, dice, Peppe, vai tranquillo, suonano bene. Cioè, così funziona. Quindi avrò il piacere di suonare con questi musicisti siciliani il 27 novembre a Siracusa, al punto G di Siracusa. Poi mi ha detto che per il futuro, tornando in America, hai in programma anche altre cose. Mi hai parlato anche di Gelovano, che farei qualche cosa con Gelovano. Gelovano, Kenny Barron, partecipazione con molti altri musicisti. Poi ci saranno i messaggi di questo nuovo disco che stiamo facendo, fortunatamente, finalmente. E dovrò registrare altri dischi, altri concerti, e poi lo sai come funziona la cosa. Sì. Purtroppo questo è quello. La vita è jazz, no? La vita è jazz, non si sa mai quello che può succedere. Appunto, vabbè. E un piccolo saluto a Spaghetti Italiani, ai visitatori di Spaghetti Italiani. Come li saluteresti tu? Ragazzi, continuate sempre a seguirci. Sempre. Dovete sempre amare l'arte culinaria e l'arte in genere, che la vita, una cosa è sicura, tutti i soldi del mondo, chiunque può venire e se li può prendere, ma la cultura, l'arte, nessuno te la può rubare. Quindi voglio, vi abbraccio e vi voglio bene. Grazie, e il nostro motto è di andare alla ricerca del bello e del buono. Qua abbiamo sfondato proprio sia col bello che col buono. Ma è più guarda il posto, dove siamo? Più buono di questo è possibile. E vabbè, ora vediamo pure qualche altra tua performance di questo piccolo video che stiamo vedendo.